the word, for example, Zamba scorta. Dai, dai. Dannat. Additore. Ehi, ma pesci muovi muscomo. Ma pesci muovi muscomo. Ascolta, Zamba scorta, io potrò muovere ora de sassette, però. Scusa, compreso, guarda, caso che ne roba io. Dai, ne roba io. Si Per favore, mutate il vostro microfono perché sentiamo tutto, grazie. Aspetta, aspetta, che ti do una lezione. Se ti becco te che hai lasciato il microfono acceso nonostante i ripetuti i memento
Aspetta, aspetta. Benissimo, grazie. Aspettiamo ancora mezzo minuto, io mi preparo tutto. Ecco qua. Roy c'è, sì. Eh? Roy c'è? Roy c'è? Ci sono. Ciao Roy. Ciao a tutti. Possiamo cominciare. Buonasera a tutti. Stiamo per cominciare. Seconda parte, secondo appuntamento previsto dal seminario. Seminario appunto dedicato alla... Il titolo è, lo sapete ormai a mente, Anatomia della critica nell'epoca del post-cinema. Vi devo ricordare, mi aiuto con un foglio per non dimenticare nulla, che questo seminario è finanziato, si avvale del finanziamento della RAS, della Regione Autonoma della Sardegna, nell'ambito del progetto di promozione della didattica del cinema, quindi sostenuto dalla Regione Autonoma, più precisamente dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, un seminario che è nato per iniziativa del CELCAM, del Laboratorio di Educazione al Linguaggio del Cinema, degli Audiovisivi e della Multimedialità, anche per iniziativa del, se non soprattutto, innanzitutto per iniziativa del corso di laurea magistrale in produzione multimediale, del Dipartimento al quale afferiamo noi tre docenti di cinema, cioè il professor Cavallotti e Diego Cavallotti, Diego Floris e io. Vi prego, ecco, di escludere, grazie, il microfono e appunto il secondo appuntamento prevede la partecipazione del nostro graditissimo ospite relatore che è Roy Menarini. Anche qua io mi aiuto perché innanzitutto la sua produzione scientifica è sterminata, è davvero consistente, quindi mi aiuto con una breve nota biografica che ho. Ma riassumi al minimo, mi raccomando. No, ma io volevo solamente dire che Roy mi intervengo per salutare Roy. Sì, ciao Antioco. Ciao Antioco. Volevo solamente dire che Roy è innanzitutto un nostro collega, è un docente universitario, professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Università di Bologna, è sede distaccata di Rimini, e per il quale è anche il coordinatore di un corso di laurea magistrale in Fashion, Culture and Management. È un critico cinematografico, è qui anche per questo, non solo per questo, è direttore di Cinergie, che è un periodico, una rivista di fascia, e io cito alcune sue monografie, che sono davvero consistenti non solo sul piano quantitativo, ma intendo innanzitutto sul piano quantitativo, sono tantissime. Leggo monografie dedicate a film come Blade Runner, Full Metal Jacket, monografie dedicate a David Lynch, e poi ne cito solamente due o tre che sono dedicate proprio alla critica, dentro la critica testimonianze materiali analisi, curato da lui assieme ad Alice Autelitano nel 2007, nel 2012 le nuove forme della cultura cinematografica, critica e cinefilia all'epoca del web, e poi nel 2018, il più recente di queste tre monografie che vi ho appena citato, non è uno spot, però insomma, eccolo qua, il discorso
e lo sguardo, forme della critica e pratiche della cinefilia. Lascio subito la parola a Roy, che quindi interviene, direi, nella duplice, nella triplice veste di docente universitario, di critico e anche, non ultimo, di studioso che ha dedicato numerosi contributi alla critica. Forse, sicuramente è una figura autorevolissima per riflettere sullo stato, sulla condizione della critica, sul significato della critica, anche sulle prospettive attuali e nell'immediato futuro che si presentano alla critica cinematografica. Grazie Roy, la parola a te. Grazie a te e grazie a tutti gli amici e colleghi dell'Università di Cagliari e anche soprattutto, non soprattutto, anche a tutti i convenuti presenti, siete davvero tanti, mi fa molto molto piacere. Tra le varie casacche che vesto, vi ha elencato poco fa Davide, c'è anche forse quella di cinefilo, quindi in verità, come dire, è sconsigliabile che chi studia la critica e la cinefilia faccia anche il critico e il cinefilo, ma le cose stanno così. Ho cercato di mantenere un po' lo sguardo lucido, se possibile, pur facendo queste attività e studiando metodologicamente queste attività, il che porta poi a una serie di autoanalisi di cui eventualmente parleremo dopo. Dunque, d'accordo anche con gli amici organizzatori, io adesso procederò a condividere lo schermo per mostrarvi un po' di slide che mi aiutano a trattare il tema che mi è stato dedicato, che è proprio quello del rapporto tra critica e cinefilia, perché insomma il critico con la C maiuscola lo avete avuto con Paolo Mereghetti la volta scorsa, e prossime volte affronterete altri temi come i festival o il rapporto tra critica, circoli, università e così via. Quindi io mi occuperò del rapporto tra critica e cinefilia, cercando di presentarle entrambe e poi di vederne gli intrecci. Dovrei parlare circa un'oretta, ma anche meno, e poi magari dopo apriamo il dibattito, apriamo la discussione. Ovviamente se ci sono cose che non vengono comprese o urgenza di comunicare, va benissimo, manteniamo comunque il dibattito alla fine se possibile, manteniamo i microfoni chiusi, mi raccomando, ma non tanto per me quanto per gli altri che ascoltano, perché si sentirebbe un raddoppio di voci e basta. Insomma, intanto io vado a cominciare, un attimo solo che condivido lo schermo, eccoci qua. E questa è la prima pagina, la copertina della mia trattazione. Ovviamente anche se ci sono problemi tecnici, chiedo a Davide e Diego di avvertirmi, come ovvio. Allora, anzitutto io mi piace sempre anche spiegare un po' che cosa c'è qui raffigurato. Qui qualcuno dei più appassionati avrà già riconosciuto che cosa c'è su questo smartphone qui fotografato. È una piattaforma, non una piattaforma di quelle, come dire, note ai più, quindi di massa, come sono Netflix, Amazon Prime Video, Sky, Apple Plus TV, insomma quelle di cui conosciamo l'esistenza e che si stanno accumulando sempre di più nel corso degli anni, ma una piattaforma cinefila che si chiama Mubi o Mubai, a seconda di come lo pronunciamo, che c'è anche in Italia e che dentro ha principalmente cinema d'autore, cinema da festival, cinema d'avanguardia, cinema sperimentale e a volte anche piuttosto impegnativo da vari punti di vista, e che va ad abbonamento mensile come le altre piattaforme, ma riguarda la nicchia di che cosa? Della cinefilia. Questo già ci mette un po' sull'avviso di quello a cui arriverò nella seconda parte dell'incontro, cioè il fatto che la cinefilia si è dotata degli stessi strumenti digitali, dei, come dire, delle logiche e delle strategie dei media digitali di cui si sono dotati tutti i più grandi, le più grandi compagnie mediali contemporanee. Questo già è un segnale abbastanza interessante, come dicevo prima, delle trasformazioni che abbiamo di fronte. Oggi possiamo vedere i 400 colpi di Truffaut su un sito particolarmente cinefilo, particolarmente attento alle versioni
visioni integrali dei film con un rapporto molto molto appassionato nei confronti della storia del cinema, lo possiamo vedere su uno smartphone con una ottimizzazione dello schermo per smartphone fatta da una piattaforma cinefila e vederlo mentre prendiamo una freccia rossa. Ecco, questo insomma è abbastanza curioso, non so cosa ne avrebbero pensato gli autori della Nouvelle Vague, ma intanto, come dire, stiamo parlando probabilmente una nuova lingua. Ma qui facciamo un passo indietro perché vorrei fare un po' la fotografia della critica e della cinefilia, prendendole separatamente e poi cercando di capire un po' come funzionano nella loro interazione. Anzitutto dobbiamo ricordarci un po' dove noi leggiamo oggi critica cinematografica. La vediamo sulla stampa periodica, quindi sui quotidiani e sulle riviste, e vedete qui una rivista settimanale cartacea, anche se ha il suo spazio web e anche se ha il suo, la sua versione ebook, PDF, EPUB, che potete prendere settimanalmente, ma insomma è una rivista che esce regolarmente in edicola, che è Film TV, e quindi periodico vuol dire quotidiano, settimanale, mensile e così via. Ci sono quotidiani periodici, anzi quotidiani no, ma diciamo ci sono periodici o generalisti nei quali la critica cinematografica è ospitata, o come dire, specializzati, come nel caso di Film TV, che si occupano proprio di cinema e serie televisive al 100%, e quindi creano un habitat per la critica cinematografica che è quello suo proprio. Ma questo non vuol dire, perché la critica cinematografica è sempre stata particolarmente trasversale, per cui pagine di recensioni noi le possiamo trovare sugli allegati ai quotidiani, sui mensili politici, sui settimanali femminili, persino sulle riviste di cucina o anche altrove. Ogni anno a Venezia c'è un inviato di caccia e pesca al Festival di Venezia, per cui insomma la critica cinematografica è presente quasi ovunque sulla stampa periodica, stampa cartacea. Poi la troviamo nell'editoria libraria, i libri di cinema, gli ebook di cinema, anche i DVD in fondo fanno critica quando hanno interviste ai critici, analisi dei critici nel booklet, approfondimenti dei critici negli extra dei DVD, a volte anche analisi del film negli extra dei DVD. Quindi tutto questo mondo dell'editoria libraria è un altro luogo dove si svolge la critica cinematografica. Si svolge ovviamente anche in televisione e in radio. Magari, ecco, la televisione non ha più frequentemente possiede quello spazio per critici che era quello più riconoscibile per decenni, quello in cui figure che i più giovani non so quanto ricordino, conoscano, come Vieri Razzini o Claudio G. Fava, presentavano dei film o delle intere rassegne da loro organizzate su Rai 2 e su Rai 3, presentandole da seduti, con una telecamera puntata su di loro, e col tempo anche 10, 15, a volte 20 minuti per analizzare, o addirittura a volte anche dopo il film. Capitava Vieri Razzini in un'epoca indimenticata della televisione, che dopo aver mostrato un film, che ne so, di Howard Hawks, Frank Capra, Gregory La Cava, vista la sua passione per il cinema classico americano, facesse addirittura un'analisi post proiezione intorno alle ore 23 in una rete nazionale Rai. Ecco, cose un po' superate, però oggi magari abbiamo Stracult, abbiamo altri approfondimenti nelle reti minori dedicate al cinema, ci sono ancora delle schegge di presentazione, c'è Gianni Canova su Sky, che fa appunto il cinefilo che presenta i film. Insomma, non è che sia sparita, ha preso i ritmi della televisione contemporanea, o in radio, pensiamo a Hollywood Party su Radio 3, sono contenitori di informazione cinematografica nella quale troviamo anche critica vera e propria, non scritta ma parlata, ovviamente.
Poi abbiamo quello che inevitabilmente da circa 20 anni è il luogo quantitativamente più importante per la critica cinematografica, è il web. Brevissimo ricordo di cosa avveniva negli anni 90, epoca pre-internet, no, l'internet esisteva, ma insomma prima che entrasse regolarmente in tutte le case o almeno in maniera fluida e non attraverso un modem a cui si doveva accedere con una faticosissima specie di telefonata rumorosa un quarto d'ora al giorno. Ecco, parlo di quando internet diventa fluido e nella casa di moltissimi italiani, quindi insomma da 20 anni a questa parte circa, a essere ottimisti, abbiamo un web che funziona abbastanza rapidamente e una presenza di web, scusate, di critica molto forte. Negli anni 90, dicevo, in epoca pre-web per tutti, si diceva che la critica era stramorta perché le riviste di critica non le comprava più nessuno, la critica sui quotidiani era in mano a persone che piuttosto che andare in pensione avrebbero appunto atteso la morte e quindi era un po' legata a schemi anziani e a lettori molto in là con l'età. I giovani critici erano arrabbiatissimi per questa impossibilità di accedere al mondo della critica se non attraverso pubblicazioni lette da nessuno. Ecco che ovviamente il web ha agito nel bene e nel male. Nel bene perché ha appunto da democratizzatore, da democratizzazione dell'esperienza critica e ha dato a quasi tutti quelli che vogliono esprimersi criticamente il luogo per esprimersi criticamente, nel male perché ovviamente di fronte a un big bang di questo tipo anche critici fai da te, poco esperti, legati al massimo all'opinionismo e senza strumenti in grado di analizzare un film, hanno potuto ovviamente trovare il loro spazio. Ma questo, come dire, credo che non riguardi solo la critica cinematografica, ma riguardi un po' tutto il mondo del giornalismo, dell'informazione, dell'approfondimento e della cultura nell'epoca dei media digitali. Infine, la critica continua a svolgersi anche trasversalmente sui vari media. Pensate per esempio all'uso che si fa dei trailer. E i trailer sono un paratesto che può essere visto al cinema o sul web o in televisione, ma può essere utilizzato anche da un critico sul web per commentarlo, come accade con le video recensioni, o può essere semplicemente inserito all'interno di una recensione scritta su un sito internet per poter far vedere al lettore di che cosa sta parlando il recensore. E quindi insomma ci sono queste forme ibride e a volte queste forme ibride coinvolgono anche il critico stesso. Non so se ne avete parlato con Mereghetti, ma insomma Mereghetti fa principalmente recensioni scritte, ma gli capita anche di recitare alcune delle sue recensioni o quantomeno utilizzare degli sprazzi di sue recensioni per fare una video recensione del Mereghetti su Corriere.it. Quindi, come dire, tutti noi critici nel corso degli anni ci siamo adattati a usare nuovi media che non conoscevamo, a volte anche in maniera un po' rozza, un po' autarchica, però ecco, questa è la situazione della critica contemporanea. Ovviamente è cambiato anche il lavoro critico cinematografico, quindi ci sono dei formati della critica cinematografica che siamo abituati a conoscere, che vedete qui elencati. Io ho cercato di fare qui con dei meno, degli uguale e dei più una sorta di riflessione su che cosa sta funzionando allo stesso modo che nel passato, che cosa di meno e che cosa di più. Mi spiego cercando brevemente di presentarveli tutti. Allora, l'articolo, che ricordo anche per la sua origine latina del nome, è a un lato di diminutivo, quindi qualcosa di breve, d'accordo? L'articolo è una recensione, un approfondimento, ed è la recensione in particolare è uno dei formati della critica, la recensione media, non troppo lunga, è uno dei formati della critica che ha più resistito nel tempo, anche se adesso da qualche anno è particolarmente affaticata
dalle nuove forme di espressione. È nata praticamente all'inizio del Novecento, sono cambiati i contenuti, ma come formato ha resistito per tutto il secolo scorso, e tutto sommato, anche quando si è cominciato a fare critica sul web, quella forma media di recensione da 3.500 caratteri è stata curiosamente mantenuta per la sua duttilità, per la sua capacità di adattarsi anche alla lettura a schermo nelle nuove forme della critica web. E mi sembra che appunto sia in una situazione forse uguale a quella precedente, se facciamo un po' pari tra il sorgere quantitativo di recensioni e recensori su tutto il mondo della rete e magari l'abbassamento degli ultimi anni della recensione tradizionale, che tende ad essere un po' scavalcata da altri interventi di cui eventualmente parleremo. Quando scrivo nel secondo punto saggio, ovviamente non parlo né del saggio degli studiosi, del saggio scientifico, del saggio culturale che va in una rivista accademica, sto parlando in particolare della recensione lunga, di un approfondimento lungo, quello che accadeva, accade tuttora su delle riviste specializzate come Cineforum, come Segno Cinema o come altre che sono anche sul web e che permettono quindi non di fare 3.000-3.500 battute su Word, ma arrivare a delle robe da 10-12.000 battute in cui si analizza l'ultimo film di Almodovar, Tarantino, Nanni Moretti, con ben altro approccio. Questo mi sembra invece in diminuzione per l'abbandono che già era abbastanza evidente fin da 20 anni fa e che oggi è lancinante delle riviste cartacee specializzate, sostituite eventualmente da siti che magari ultimamente si stanno anche permettendo di fare degli approfondimenti lunghi, i quali comunque hanno sempre il loro problema di essere fruiti a schermo e sulla rete, come sapete, la lettura lunga, anche se molto ampliata, allungata e migliorata nel corso degli anni, è ancora un piccolo tabù. Il terzo punto è il libro, la monografia, quindi qui non stiamo più dicendo dove si trova la critica, ma il lavoro critico, capito? Sto prendendo il ruolo del critico. Il critico oggi può scrivere una monografia d'autore. Cosa vuol dire? Vuol dire fare un libro sui fratelli Cohen, un libro su Monicelli, quello che volete, la può fare ancora, può raccogliere le sue recensioni in un'antologia, come facevano all'epoca Tullio Kesic o altri, può scrivere un volume d'analisi, cioè sono stati famose collane come quella di Lindau, che dedicava molte volte all'anno delle uscite a singoli film. Io stesso, come ricordava Davide, ho scritto un'analisi di Blade Runner, un'analisi di Full Metal Jacket, o il libro illustrato, che è una forma un po' più light di studio cinematografico. Io per esempio ho scritto Il grande cinema italiano, che è un libro illustrato con 250 schede della storia del cinema italiano, con uno spirito molto divulgativo. Ecco, tutte quelle cose che ho citato adesso hanno un segno meno, perché l'editoria di libri sembra fare un po' fatica, forse non tanto dal punto di vista quantitativo, perché ancora escono parecchi libri, anche perché oggi stampare un libro costa meno di anni fa, però se pensiamo che la collana di Lindau che ho citato non c'è più, la più famosa collana di monografie di cinema, che è quella del Castor Cinema, praticamente non c'è più. Antologie di recensioni di critici non escono più da vari anni. L'ultima credo che sia stata l'antologia delle recensioni di Giovanna Nazzaro per Bietti Edizioni. Libri illustrati, ne dovevamo fare un altro con la casa editrice con cui ho fatto Il cinema italiano, e mi è stato detto che il mercato è crollato e non si fanno più. Ci sono libri di pregio, sicuramente, ci sono grandi biografie, autobiografie, ci sono, come dire, enciclopedie, dizionari, tanti, ma un critico oggi fa molte meno di queste cose. C'è anche tutta una stampa accademica che si sorregge perché ha
dei finanziamenti dalle università o perché appunto con la presenza magari dei volumi nei corsi di studio possono tenere botta. Però ecco, altrimenti il libero critico che fa un libero libro, scusate il gioco di parole, non esiste tanto più. Che cosa sta allora aumentando negli ultimi anni? Che cosa si sta trasformando in positivo del lavoro critico? Quella che io chiamo epigramma miniatura, cioè la critica breve, e per ovvi motivi, insomma, dicevo prima, insomma, siamo abituati alla brevitas, come dire, a comunicare in maniera più rapida, e quindi inevitabilmente la critica rapida, le 5 righe, le 6 righe, le 10 righe, sta prendendo spazio. Attenzione, non sta prendendo spazio solo sul web, come le famose tweetiche, la critica su Twitter, che avevano preso piede una decina d'anni fa, da 140 caratteri. Stanno prendendo piede anche sui quotidiani, da tanti anni, per esempio Alberto Pezzotta e Filippo Mazzarella hanno avuto uno spazio di critica breve sul Corriere della Sera Nord-Ovest, perché gli spazi sulla carta si riducono e quindi meglio fare delle recensioni piuttosto brevi che delle paginate come c'erano una volta. Quindi c'è una certa richiesta di formato critico epigramma miniatura, come li chiamo io, e trasformando quindi il lavoro critico, perché se qualcuno di voi ha mai scritto delle critiche rapide sa che è molto più complicato che fare una critica media o lunga, perché bisogna esprimersi con una densità e una sintesi clamorose. Infine, una cosa ancora più frequente è la scheda storico-critica, proprio perché ci sono molti dizionari, vari cataloghi, tante enciclopedie, i settimanali come quello che ho citato prima, Film TV, tanti siti internet che fanno un servizio ai propri lettori guidandoli all'interno dell'offerta cinematografica quotidiana. Ecco, dal momento che festeggiamo quest'anno, tra pochi giorni, il 125esimo anno della storia del cinema, le reti televisive, le piattaforme, il web e così via sono strapieni di film che provengono da tutte le epoche della storia del cinema, e quindi questa funzione di guida critica e quindi della scheda storico-critica che guarda al passato e non al cinema del presente è molto in ascesa. Nel mercato della critica c'è bisogno di schedatori storico-critici, un po' come quello che fa Merghetti nel suo dizionario. Poi non dimentichiamo, ci avviciniamo anche alla cinefilia, che tante altre pratiche possono essere considerate critiche al tempo stesso cinefile, cioè non bisogna per forza scrivere, qui vedete Giovanna Fossati della Cineteca di Amsterdam, che è un'ottima curatrice, la programmazione e la cura di Festival o Cineclub, la programmazione e la cura di palinsesti televisivi, persino la distribuzione di film, se si pensa a piccoli distributori che di fatto operano da storici del cinema, da critici del cinema, da coloro che vanno a scavare e trovare il cinema più particolare, l'associazionismo culturale didattico, che è un po' la spina dorsale della diffusione della cultura cinematografica in Italia, è davvero pienissimo di associazioni culturali didattiche che si esprimono in vari modi, presentazioni, introduzioni, analisi, dibattiti e così via, sono tutti elementi che non significa mettersi di fronte a un computer e scrivere una recensione, ma che o sono fatte da critici o comunque possiamo considerare perimetrali al lavoro della critica cinematografica, incluso l'ultimo punto, che è quello che io chiamo pratiche discorsive sui social network. Tutte queste attività, come vedete, sono attività che hanno un lato immateriale, cioè, come dire, si esprimono nel loro stesso farsi, si esprimono attraverso i risultati che la selezione o la cura o la proposta che si fanno ottengono. Altrimenti, una cosa che sta a metà strada tra la recensione tradizionale e questa pratica immateriale è esprimersi sui social network. E anche qui, anche se ho dei colleghi che disconoscono, come dire, la possibilità di un ruolo, di un valore della critica all'interno dei social network, perché sarebbe il luogo dell'invettiva, sarebbe il luogo del mancato approfondimento, sarebbe questo tipo di luogo, io ho una visione un po' più, come dire, ottimista, e penso che a seconda ovviamente di dove ci troviamo,
sto parlando di tutto Facebook o di tutto Twitter, però sono strumenti che se, come dire, utilizzati creativamente possono sicuramente offrire una specificità della critica cinematografica. Cosa vuol dire specificità? Vuol dire che attraverso, per esempio, le interazioni permesse da Facebook, un critico che si esprime su Facebook e che pubblica delle recensioni neanche brevissime, per forza, anche medie, perché no, di lunghezza media su Facebook, può poi interagire con i propri lettori e a volte innescare un dibattito che è impossibile da fare invece altrove, perché né sul cartaceo né sulle riviste online, anche se hanno una pagina Facebook, si crea un dibattito tra il critico e il pubblico, o è molto raro che accada. Quindi, insomma, le potenzialità dei social network esistono anche per la critica, a patto che ovviamente si sappia che in questo caso, per ribaltare un po' il detto latino, gli scripta non manent più di tanto, perché è un mondo, quello dei social network, che vive della sua quotidianità e che è quasi impossibile da archiviare. E quindi, insomma, mentre possiamo andare facilmente a trovare una recensione di Film Critica in biblioteca del 1958, è molto più complicato andare a trovare una recensione su Facebook del 2019. Quindi, insomma, questo è uno dei, come dire, dei problemi che noi abbiamo di fronte alla critica. Però tutte queste pratiche che ho citato io le considero allo stesso tempo critiche e un po' cinefile, come vedremo tra poco. Anche qui ho provato a fare uno schemino del tipo di approccio critico, quindi sui quotidiani il critico come Mereghetti, mi riesce facile fare il continuo paragone con lui perché è già stato ospite, è un mediatore, quindi è colui che media tra il film e il suo pubblico con uno spirito divulgativo. Un critico militante, qui c'è la foto del più militante di tutti, Goffredo Fofi, che ha incendiato la critica militante negli anni 60 e 70 e che tuttora si esprime con una polemos, con una forza polemica molto, molto dura anche sul web, su internazionale.it e in altri contesti, non avendo pur ultra ottantenne perso lo spirito militante, si svolge in questo caso principalmente nei contesti militanti politico-ideologici. Vedete, c'è un po' un segno meno anche qui come sopra, perché sono luoghi che tendono un po' a perdere la propria centralità perché non è più quell'epoca, insomma. Cosa stanno aumentando? Un po' una ridondanza rispetto alla slide, alle due slide precedenti, cioè critico formatore del gusto, che fa un po' pedagogia, che lavora quindi sui dizionari, sulle guide, sui settimanali, sui periodici dei cineclub. Il critico cinefilo sta comunque a molti luoghi sul web, per cinefilo intendo che si esprime con un linguaggio decisamente più complesso di quello del mediatore, magari anche lui entra in scontri passionali sui film. Lo differenzia dal militante il fatto che il cinefilo si occupa di estetica, di arte cinematografica, come vedremo tra poco. Il critico militante legge i film da un punto di vista principalmente politico. Infine, la critica accademica, cioè ci sono siti e luoghi nei quali ci si esprime criticamente anche da parte dello studioso. Ultimamente ci sta Fata Morgana Web o altri spazi critici si stanno aprendo, anche perché gli accademici quindi non si esprimano solo attraverso ricerche, documentali, libri ponderosi o saggi molto grandi, giudicati attraverso un complesso sistema di revisione da parte di revisori, appunto, ma possono esprimersi più liberamente, ma usando sempre gli strumenti accademici, teorici della critica accademica. Quindi diciamo che il militante, il cinefilo e l'accademico sono
tre approcci critici per specialisti. Il critico mediatore o il critico che lavora nella scheda storico-critica sono critici, scusate, sono approcci che vanno verso la divulgazione, che vanno verso invece una espressione il più possibile trasparente per avvicinare uno spettatore curioso, ovviamente non il lettore qualsiasi, perché è raro che un lettore qualsiasi vada a consultare questo tipo di scritti, ma deve già avere una sua curiosità, un suo interesse. Pur tuttavia, insomma, può non essere lo specialista che arriva financo a leggersi la critica accademica o la critica cinefila. Ma visto che abbiamo citato la cinefilia, vorrei ricordare che cosa è la cinefilia, perché insomma anche qui diamo per scontate alcune cose che scontate non sono. Vediamo cosa dice il vocabolario Treccani. Dice: amore per il cinema, per la storia del cinema e il mito del cinema. Allora, mi piace molto questa cosa del Treccani, perché fino all'amore per il cinema ci arriviamo tutti, per la storia del cinema è già un passo avanti, il mito del cinema mi sembra molto interessante. Quindi, intanto la conoscenza della storia del cinema distingue il cinefilo dal semplice simpatizzante. Qui nessuno vuole mettere dei timbri o a dare delle medaglie, però il simpatizzante che va al cinema ogni tanto non è un cinefilo, d'accordo? Il cinefilo deve avere queste caratteristiche e quindi, oltre ad amarla, conoscerla, la storia del cinema. Quindi già si distingue il cinefilo dal semplice simpatizzante, si presuppone una competenza che meriti la qualifica di cinefilo, meglio ancora se questa erudizione arriva ad essere quasi, scusate, ho scritto topo enciclopedico, tipo enciclopedico, volevo scrivere, c'è, come dire, è un lapsus freudiano pensando al topo da biblioteca, evidentemente. Persino più importante il ricorso al mito del cinema, leggo, la cinefilia considera il cinema un mezzo espressivo, eletto e unico, un'arte del tutto originale, nel medesimo senso in cui si dice che una religione, come quella cristiana per esempio, è assolutamente originale nei confronti di tutte le altre. Perché oso fare un paragone con la religione? Perché le filie in generale, vale in qualche modo per il bibliofilo, che però più che altro ha una relazione forte con gli oggetti, che sono i libri, o con il melomane, che ha una relazione fortissima, sentimentale, appassionale con la lirica, il cinefilo ha ovviamente il cinema come mezzo eletto. Poi il cinefilo sicuramente può essere anche un grande appassionato di letteratura, di mostre d'arte, di musica punk, tutto quello che si vuole, però, come dire, tende a enfatizzare il mito del cinema come un'arte, soprattutto le altre arti, e quindi un'arte originale, unica, perché nessun altro mezzo espressivo, nessun'altra espressione artistica ha avuto la sua queste particolarità, che è uno dei grandi temi degli studiosi di religione cristiana e anche dei teologi, che dicono appunto della originalità della religione cristiana, cioè non volendola considerare superiore alle altre sulla base della fede e basta, la considerano culturalmente identificabile come unica per la sua originalità, dove per originalità non si intende ovviamente la sua assoluta mancanza di precedenti. Sappiamo quanto la religione cristiana nasca, insomma, da precedenti storici e culturali, ma quanto poi abbia creato una teoria, in qualche modo, e quindi un credo del tutto originale. E quindi la cinefilia è qualcosa di simile, quindi per meritarsi, almeno per tanti anni, per meritarsi la qualifica cinefilo, c'è ovviamente sempre stato da dimostrare molto. Se andiamo all'enciclopedia del cinema, invece, questa era l'enciclopedia pura e semplice, entriamo a quella del cinema, si dice che il cinefilo è una persona talmente appassionata di cinema da considerare la visione di film come la più alta esperienza estetica e intellettuale possibile. Quindi si presume che tra tante nature del cinema, quella di comunicazione, quella di mass medium, quella di merce, quella sociale, il cinefilo è interessato a quella artistica ed esperienziale. Lasciamo questo esempio e faccio al centro, andiamo all'ultimo. La cinefilia è una pratica
estetizzante. Attenzione, quando dico pratica estetizzante, non sto dicendo che la cinefilia è qualcosa, cioè non sto usando il termine estetizzante nel senso peggiorativo che ogni tanto usiamo, no? Andiamo a vedere un film, non so, di Tornatore, cito uno a caso, e diciamo, ah, è un film troppo estetizzante perché gioca con le belle immagini, usa troppo i virtuosismi di macchine da presa, è un po' kitsch e quindi è estetizzante. Ecco, non uso il termine in questo senso, torno a usarlo in senso molto, ma molto filologico, cioè è una pratica, quella della cinefilia, che tende a dare estetica, cioè a dare valore artistico alle cose di cui si occupa. In fondo, se ci pensiamo, una grande parte della battaglia cinefila fin dai tempi dei cahiers du cinéma di Truffaut e Godard negli anni 50 è stata quella di dare artisticità a film che non ce l'avevano o a autori a cui veniva negata. Hitchcock non aveva, come dire, non era considerato un regista in grado di produrre arte, e i cahiers du cinéma canonizzano Hitchcock attribuendogli la capacità artistica, cioè attribuendo ai suoi film delle doti estetiche, dei valori artistici. Quindi questo è un po' quello che fa la cinefilia, che può anche, attenzione, nella sua passione polemica, anche sottrarre questi stessi meriti artistici ai film che invece non ama. Anche nella cinefilia ci sono pratiche, anzi direi ci sono solo pratiche. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il titolo di questo mio intervento è che la critica delle forme a dei libri, a delle riviste, a dei formati, a degli scritti, a delle parole, insomma, a degli archivi, a dei luoghi dove possiamo andarla a trovare, a leggere, insomma, ha lasciato delle tracce molto ben riconoscibili, quindi ha delle forme. La cinefilia meno, salvo quando si è, come vediamo tra pochissimo nell'ultima parte dell'intervento, salvo quando si è mescolata alla critica cinematografica, quando si è messa a fare critica cinematografica. Qui trovate dei cinefili a Cannes 68, se non ricordo male, questa foto, Polanski, Truffaut, Godard e altri cinefili dell'epoca. Ecco, c'è chi ha fatto il cineasta, c'è chi ha fatto il critico, ma non usiamo adesso gli esempi troppo famosi, pensiamo semplicemente ai cinefili che non scrivono, che sono la maggior parte. Essi sviluppano comunque la cultura cinematografica, producono comportamenti riconoscibili, creano comunità, una volta in presenza, adesso sempre più a distanza, non adesso per il Covid, dico adesso per nell'epoca dei media digitali, ma insomma danno vita a delle pratiche. Alcune sono totalmente immateriali e prive di tracce, sono pure azioni sociali, in altri casi invece possiamo recuperare o osservare perché si creano appunto delle piattaforme, perché si creano dei forum, perché si creano dei gruppi, delle comunità, appunto possiamo osservare il comportamento del cinefilo che principalmente, se non scrive critica, va a vedere dei film, ne parla, li condivide e così via. Quindi tra queste pratiche c'è la relazione con l'oggetto cinematografico di cui ho parlato, la condivisione di un sapere. Attenzione, il cinefilo e il cultore sono due cose leggermente diverse, ne parlano vari scritti recentemente, ma insomma sono due cose un po' diverse, adesso non vorrei perdere troppo tempo, quindi la saltiamo. Però ecco, il cultore è un po' il collezionista, è un po' solipsista. La cinefilia è una pratica piuttosto condivisiva, tende a, pur, come dicevo prima, assumendo dentro agli insiemi, ai gruppi cinefili, con grande sospetto e con grande attenzione, nuovi adepti, però a quel punto poi la condivisione deve regnare sovrana, la cinefilia si nutre della comunità che crea, e quindi sono condivisioni di sapere, non sono trasmissioni di sapere, attenzione, sono condivisioni di sapere. Il cinefilo
deve meritarsi, come dicevo, la possibilità di stare vicino ad altri cinefili, e a quel punto però scatta la condivisione. Il cultore è una specie di collezionista solitario, ossessionato principalmente dai saperi, dalle date, dai nomi e da quelle cose lì, e a volte viene un po' confuso con il cinefilo. Comunque, insomma, se voi prendete un volume di Marco Giusti, che credo fosse, io adesso non lo ricordo benissimo, non ho messo qui, ma non è il dizionario Stracalt, è un altro volume di Marco Giusti, come prefazione c'è Carlo Freccero, proprio quel Freccero che ha fatto tanta televisione, ma che in verità è un ottimo osservatore della cinefilia, che fa un bel articoletto sulla differenza tra cinefilo e cultore, che è più o meno quello che vi ho spiegato. Il gusto, ovviamente, cinematografico deve essere qualcosa di riferimento, o i cinefili litigano tra di loro, ma litigano soprattutto con l'esterno, quindi tendono a cercare di condividere un certo tipo di gusto, i film giusti e i film sbagliati, di cui parlava Truffaut all'epoca dei Cahiers du Cinéma. Insomma, non difendere Hitchcock negli anni 50 in Francia significava mettersi contro quel tipo di cinefilia, non era una posizione ammessa, e quindi insomma c'erano ancora oggi la condivisione del gusto è qualcosa di importante all'interno della cinefilia. E poi le comunità, come ho già detto, erano reali e si ritrovavano nei cineclub, si ritrovavano nei caffè, si ritrovavano in luoghi di questo tipo. Poi sono passate al virtuale, costruendo delle fan page, come si chiamavano una volta, costruendo dei forum, costruendo addirittura delle vere e proprie piattaforme, che sono poi diventate un'impresa culturale digitale, come nel caso di Mubi. E ho scritto ritorno al reale prima del Covid, perché prima che le sale chiudessero c'era anche un po' di ritorno alla vita da cineclub, alla possibilità di vedere i film in sala, tante piccole esperienze cineclubarie. Si sono ricreate, qualche sala anche riaperto in controtendenza negli ultimi 10 anni, quasi a far da pensare che la cinefilia digitale, così importante negli ultimi anni, avesse anche voglia di ritrovare la sua socialità, la sua presenza, il suo comportamento sociale del cinefilo al cinema. Come si è trasformata la cinefilia digitale, o meglio, perché parliamo di cinefilia digitale e che cosa fa la cinefilia digitale? Beh, è una cosa che riguarda i nuovi equilibri tra le esperienze mediali. Insomma, la foto che vi ho messo la vedete, a parte che c'è un telecomando che almeno una volta nella vita credo che tutti noi abbiamo avuto in casa, perché è una specie di telecomando universale che chiunque ha fatto un po' da qua e là una vita studentesca ha avuto in casa. Però ho scelto questa foto perché è un po' la situazione in cui ci troviamo oggi, no? Abbiamo decine e decine di cose tra cui scegliere. Abbiamo cinema, abbiamo serie televisive, abbiamo documentari, abbiamo piattaforme, abbiamo qualsiasi roba, e quindi dobbiamo trovare degli equilibri tra le nostre esperienze mediali, che non sono più solo cinematografiche. E anche se esiste ancora il cinefilo tradizionale che si occupa quasi solo di cinema, a me sembra di vedere sempre di più quello che si chiama recentemente un protagonista della mediafilia diffusa, cioè coloro che passano appunto da un oggetto all'altro, da un audiovisivo all'altro, senza problemi, e che tentano di abbracciare con una passione sfrenata tantissime cose. Passano da South Park al cinema di Tsai Ming-liang, passano tranquillamente dalla Regina degli Scacchi a una serie documentaria come Tiger King, amano tutto, parlano di tutto.
non mi sto prendendo in giro, sono esattamente anche io così, però, come dire, è chiaro che c'è stato un allargamento della cinefilia e qualcuno parla appunto di mediafilia. Mediafilia vuol dire anche appassionarsi dei media, cioè nel senso c'è anche una dimensione un pochino di adorazione persino dello strumento, del mezzo o addirittura della piattaforma che ci porta qualcosa al cinema. Non è più neutra la piattaforma. Mi ha stupito l'ultima volta che sono stato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019 vedere come di fronte ad alcuni film, perché Alberto Barbera ha accolto i film delle piattaforme a differenza di Cannes anche in concorso, e mi ha stupito che il pubblico alla presenza del famoso logo di Netflix, della N di Netflix e del famoso, della famosa nota sonora che ci ricorda la presenza di Netflix, ecco, una parte del pubblico avesse applaudito e una parte del pubblico avesse fischiato, come dire, un brand che ci porta dei contenuti, però riconosciamo che ha, come dire, che in qualche modo l'autore di questi contenuti, più che il nome del regista o il film o la serie che stiamo per vedere, sembra quasi che qualcuno debba amare Netflix e qualcuno debba odiare Netflix, quando, come dire, l'idea stessa di linea editoriale è molto molto complicata da trovare, perché è un catalogo sterminato di oggetti audiovisivi molto diversi tra di loro. Ma finita questa parentesi, è ricordato quindi che la mediafilia ha a che fare con tutti i diversi oggetti con cui abbiamo a che fare, ma a che fare anche con i media, appunto nel medium che abbiamo di fronte. Direi che quella che è stata chiamata recentemente seriefilia, cioè il trasferimento della passione cinefila verso le serie televisive, sia il fenomeno più vistoso degli ultimi 10-15 anni, e tanto è vero che appunto è quasi più raro ormai trovare qualcuno che non segue o non ama le serie televisive che il contrario, ecco. Anche qui c'è una cultura dell'estetizzazione, terzo punto di questa slide, esattamente come nel cinema, ma qui ancora di più, è come se ci fosse una sorta di premessa di fronte alla quale, una volta che la critica del gusto, quantomeno la negoziazione culturale, la nobilitazione ancora meglio culturale, ormai accolto all'interno dell'estetico, della capacità di creare arte, anche tutte quelle cose che non erano minimamente considerate qualcosa che potessero essere fruite a livello artistico, come appunto le serie televisive, adesso c'è un'estetizzazione che, una volta che abbiamo ormai tranquillamente sdoganato esteticamente le serie televisive, e già da mo', già da parecchi anni, forse anche più di 20, adesso ovviamente questa estetizzazione progressiva giunge un po' in tanti altri luoghi, per cui è molto difficile trovare qualcosa che passa su piattaforma, che passa in televisione, che passa come un prodotto audiovisivo, che non possa essere estetizzabile, che non possa essere fruito da questo punto di vista. Quindi siamo proprio all'interno delle grandi culture dell'estetizzazione, di cui si occupano poi anche dei filosofi dell'arte, ecco, non solo noi che facciamo cinefilia, con delle sfumature tra di loro diverse, insomma, Lippo Vetsky, Giovanni Matteucci, insomma, sono vari i nomi che si stanno occupando di questa, come dire, pratica della everyday aesthetics, no? Dell'estetica del quotidiano, in cui stiamo estetizzando un po' tutto, ma non voglio entrare adesso in un discorso troppo accademico e troppo filosofico, anche perché invece l'accademico sta cominciando a essere meno cipiglioso, meno legato ai propri saperi, a cercare, come dire, di operare anche con le audience esterne all'accademia, ma soprattutto sta diventando anche lui un fan. E quindi questa idea del fan accademico, dell'HFan, è un po' vera, insomma. Una definizione
del primo decennio degli anni 2000 che funziona molto bene ancora oggi, cioè noi accademici molto spesso quando ci troviamo non ci mettiamo certo a parlare insomma di cose troppo analitiche o non è che la prima cosa che ci diciamo è una citazione di Alain Badiou, non so come dire, ci mettiamo a dire hai visto l'ultima puntata del Trono di Spade o cosa ne pensi di come è finito oppure sto vedendo la Romulus, come ti è parso che sia cominciato, insomma siamo un po' immersi in quella situazione e a quel punto una volta immersi in quella situazione viene voglia di studiarla dall'interno e dall'esterno, ma nel senso positivo del termine, al di là dell'aneddoto, è anche l'idea di immergersi un po' nel flusso, ecco, l'idea della Kafan era anche un po' quella, era anche l'idea che bisogna esperire quelle stesse pratiche per capirle se possibile, non in maniera completamente acritica, ma possibilmente esperirle. Ecco, la critica si è molto trasformata, la cinefilia si è trasformata in mediafilia e in seriefilia, la critica e la cinefilia si sono intrecciate nel corso degli anni, a cominciare dai Cahiers du Cinéma e dai grandi nomi che ho fatto poc'anzi, e continuano, come dire, continuano ad essere forme che tendono a convivere oppure a non convivere, a seconda. Quindi voi sul web oggi potete trovare riviste che per esempio si ispirano alla cinefilia, una la dirigo anch'io, che si chiama Cinefilia Ritrovata, e quindi già dal titolo capite che ci ispiriamo alla cinefilia, o altri luoghi che invece tengono presente il mercato cinematografico nella sua completezza e hanno all'interno delle recensioni che fungono da recensioni come quelle che erano un tempo quelle dei quotidiani, e penso per esempio a My Movies, che è il portale più letto e più seguito del cinema da molti anni a questa parte. Ci sono delle riviste ultracinefile, ci sono delle riviste accademiche, insomma c'è un po' spazio per tutti perché il web è un luogo pressoché senza confini e quindi è un po' l'epoca delle nicchie, come si è detto più volte, quindi tutti questi comportamenti che abbiamo visto finora, tutte questi approcci che abbiamo visto finora, chi più frequentato, chi meno frequentato o un po' più al tramonto, ma nessuno di questi è assente, nessuno di questi è morto, nessuno di essi è scomparso, proprio perché il web ha questa capacità rigeneratrice nei confronti anche delle nicchie che hanno i loro appassionati, i loro linguaggi, i loro campi comuni e così via. È questo che è il web. È un po', funziona un po' come Spotify. Spotify ha tenuto in vita tutta una serie di culture musicali o di generi musicali che sembravano appannaggio solo ormai di quattro gatti, e invece si scopre che ciascuno di quei generi musicali, ciascuna di quelle musiche particolari non è affatto tramontato, semplicemente copre uno spazio che ha una comunicazione tra coloro che propongono contenuti legati a quei temi o a quelle note, nel caso della musica, e coloro che costruiscono una comunità di appassionati di quel tipo di cosa. E quindi questo vale per tutti i prodotti culturali in generale, ma vale anche per chi li consuma e vale persino per la critica, che sembra appunto in questo momento in uno stato un po' gassoso, in uno stato di particelle tra di loro separate, ma che crea poi di volta in volta dei luoghi, degli spazi in cui esprimersi. Io a questo punto andrei a interrompere la condivisione, perché ho preferito appunto fare un'oretta molto densa, mi rendo conto, e fin troppo. Ma mi piace, il mio metodo è un po', no? È mettere tutta la carne al fuoco possibile e poi lasciare magari un po' più di spazio per le domande, e quindi chiedo sia a Davide, a Diego, che è presente, dei colleghi, ma anche insomma, lascio gestire a loro ovviamente la discussione.
Allora, intanto grazie Roy, in effetti è stata un'ora particolarmente densa, ma non troppo densa, ci mancherebbe altro. Io personalmente ho molto apprezzato il quadro tassonomico, hai restituito una tassonomia, un quadro estremamente ricco di dettagli, sia per quanto riguarda le diverse forme, le diverse tipologie della critica, sia per quanto riguarda le diverse pratiche della cinefilia. Per cui io prima darei, intanto grazie ancora, e poi darei a chi ci segue, prevalentemente studenti, o meglio, solo studenti tramite Zoom, però poi anche non solo studenti tramite YouTube e Facebook, la possibilità di rivolgere domande al nostro ospite relatore, a Roy Menarini. Allora, vediamo un po'. Io leggo, comincio a leggere, vedo ad esempio, a parte i ringraziamenti che comunque tengo a comunicare a Roy, leggo la critica come cambiava a seconda delle differenti nazionalità. Ci sono ancora degli elementi riconoscibili, ad esempio, nella critica statunitense, francese, quindi a seconda della nazionalità. O è una cosa che oggi si è appiattita o è un fenomeno che si è attenuato, secondo te? È una domanda molto intelligente, molto interessante, perché si deve capire un po' se siamo di fronte non solo alla globalizzazione del prodotto cinematografico, ma anche a una globalizzazione dei discorsi critici. In verità questa non è una, come dire, una cosa nuova o del tutto nuova, perché, per esempio, una delle cose più interessanti della critica a base cinefila, cioè della critica che si ispira alla cinefilia, era proprio quella di avere una serie di strumenti condivisi a livello internazionale. Quindi c'è stato un periodo negli anni 60 in cui un certo tipo di relazione nei confronti del cinema, un certo tipo di idea di critica che andava a vedere esteticamente il film e in che modo andarlo a vedere esteticamente, e la politica degli autori e l'interesse nei confronti dei film più particolari erano diventati una sorta di koinè, una sorta di linguaggio comune per cui potevi leggere un critico brasiliano, un critico francese, un critico italiano, un critico serbo che magari scrivevano le stesse cose. Quindi questa idea di avere sia delle particolarità nazionali, sia un linguaggio internazionale era già esistente, ma specialmente per la critica cinefila, mentre mi rendo benissimo conto che ciò non era nella critica in generale. Oggi non credo che le cose siano troppo cambiate, perché ho la sensazione, almeno leggendo le recensioni in giro per il mondo, ho la sensazione che almeno l'identità culturale cinematografica di alcuni paesi sia rimasta molto riconoscibile. Quella francese, appunto, è una critica che continua ad avere i piedi ben piantati nella tradizione cinefila e quindi nel modo di avere un certo tipo di discorso sul film, legato più all'idea del film che alle sue parti o alle tecniche o ai mestieri del cinema, che vengono magari analizzati dalla critica italiana, che tende più ad avere un approccio mediano, laico, nei confronti del film come singolo oggetto più che di cinema con la C maiuscola, o ancora la critica americana, che continua ad essere molto pragmatica da vari punti di vista e che continua a distinguere molto fortemente tra un cinema mainstream e un cinema art house, quindi insomma a cambiare parecchio gli strumenti se ci si trova di fronte a Wonder Woman o se ci si trova di fronte a un film del Sundance, quindi molto pragmatica, cioè tende molto la critica americana a analizzare il film all'interno del suo contesto produttivo di riferimento, cosa che anche qui in Italia si tende a fare meno, e in Francia invece si tende a guardare tutto con lo stesso sguardo, almeno un certo tipo di recensori tendono a
a guardare in maniera molto eterea tutto, che sia James Bond, che sia un film coreano. Quindi ritrovo certi comportamenti che vengono dettati però dal milieu, dall'humus della cultura cinematografica in cui ci si trova. Ecco. Quindi credo che in verità la globalizzazione sia solo di certi settori della critica, dei prodotti cinematografici, ma le critiche nazionali, le forme di critica nazionale non sono cambiate troppo, secondo me. Ti ringrazio anche, ovviamente, innanzitutto da parte di chi ti ha rivolto la domanda. Ne leggo un'altra, la leggo ora in diretta. La cinefilia scrive Ricky, la cinefilia si focalizza principalmente sull'aspetto artistico del cinema e dei film, puntando più su film d'autore piuttosto che su blockbuster. Tuttavia, la cinefilia si può occupare anche qualche volta di quest'ultima categoria, cioè dei blockbuster, oppure la considera questa categoria solo da un punto di vista negativo o prettamente negativo? Ma in verità le cose sono un po' differenti, nel senso che la cinefilia strettamente intesa, cioè quella che nasce proprio con Truffaut, poi vabbè, anche qui ci sarebbe da fare dei discorsi storici, ma lasciamo adesso la storia alla sua vulgata principale, insomma, quel tipo di cinefilia faceva esattamente il contrario. Cioè quel tipo di cinefilia diceva: guardate che, cari critici, che andate alla ricerca del cinema d'autore, del cinema tratto dai grandi romanzi, del cinema nobile, guardate che in verità c'è tutta un'altra dimensione del cinema che voi non state guardando o state snobbando per motivi così ideologici nei confronti del mercato, nei confronti del cinema industriale, e non state considerando Hitchcock, non state considerando Howard Hawks, non state considerando Billy Wilder. Magari ne parlate bene, perché è vero che di questi autori si parlava bene, ma non li considerate autori, non li considerate grandi cineasti. E noi invece, il famoso doppio valore RH, Rossellini, Renoir, Hawks, Hitchcock, tutti alla pari, d'accordo? L'idea della cinefilia è sempre stata quella, cioè di disconoscere assolutamente una differenza che provenisse dall'apparato produttivo e di guardare tutti i film per le idee che ponevano, indipendentemente da questo. Ecco che quindi, se noi andiamo a pensare a quella cinefilia, noi dobbiamo pensare all'appassionato che va al cinema de sé della propria città, va a vedere il film sul matrimonio etnico, per citare una delle cose che il cinema de sé fa di più, torna a casa e dice: ho visto un bel film che mi ha fatto... Non è questo il cinefilo, no? Il cinefilo è un po' quello, come dicevo prima, che passa tranquillamente dal multiplex dove ha appena visto i supereroi e finisce al cineclub a vedere un restauro di un film di Fassbinder. Ecco, questo è un po' il cinefilo che si ispira a quell'idea lì. Quindi il cinefilo guarda, e come anche i blockbuster. Il problema è un altro: chi è che veramente mette in dubbio l'artisticità di certi tipi di film? È la critica, quella più divulgativa, quella mediana, quella dei quotidiani, quella un po' più tradizionale. E allora mi spiace che non sia qui, ma insomma io ho polemizzato proprio con Paolo Mereghetti, oggi non faccio altro che citarlo, perché lui stroncò per esempio Mad Max Fury Road, che è uno dei miei film preferiti degli ultimi anni. C'è stata insomma una singolare tenzone su questo, e Paolo non è che ami tantissimo i supereroi, i cinefumetti, Mad Max, i blockbuster. Non è che non li ama perché non sia cinefilo, ha un lato cinefilo anche Mereghetti, ma esprime quel tipo di dubbio che un certo tipo di critica legata a delle forme autoriali o a dei riconoscibili contenuti artistici del cinema di qualità magari non trova in certi film. Ecco, quindi ribalterei un po' la domanda. Vedo che c'è arrivata anche un'altra domanda da Chiara.
Vabbè, leggo io già che ci sono. Una curiosità, secondo lei quanto è labile il confine tra critica divulgativa e quindi a scopo costruttivo e critica fatta essendo un po' troppo di parte, quindi con troppo accanimento o viceversa? Se ho ben capito, c'è appunto un po' di differenza anche in questa domanda tra una critica che cerca di essere oggettiva e una critica un po' partigiana, che se vogliamo è esattamente la differenza che facevo poco fa tra la critica specializzata, un po' cinefila, amante della polemica, e la critica che tenta di essere il più equilibrata possibile. Il confine non è abbastanza labile, in effetti. L'ideale sarebbe portare un po' di cuore polemico all'interno della critica più equilibrata, più costruttiva, perché male non fa, ma senza esagerare, e dall'altra parte portare un pizzico di oggettività anche alla critica che ama la polemica. Io cerco, per esempio, nella mia pratica critica esattamente di mescolare un po' e di trovare una sorta di equilibrio tra questi due atteggiamenti. Ovviamente quando dico partigiano non dico che uno così dalla mattina alla sera prende una posizione e poi così o ha dei motivi che non siano trasparenti per essere da una parte o dall'altra. Dico che la cinefilia a volte prende degli autori, prende dei registi e li difende dall'inizio alla fine. La cinefilia dice tutto Cronenberg è grande, tutto Tarantino è grande, non dice questo sì, quello meno, il film è riuscito così, ma stavolta poteva farmi interlocutorio. Ecco, questa è un po' la critica oggettiva. Ma se uno è di parte, talvolta è perché è un partito preso, no? Dice, sono io che devo capire il film di questo grande cineasta. Truffaut diceva, non può essere un grande cineasta un giorno e diventare stupido un altro giorno, e quindi sono io che devo andare a capire quali sono i valori che non ho capito di quest'ultimo film del grande cineasta. Sono posizioni, ma sono posizioni legittime, e quindi quando dico partigiano dico per la forza delle posizioni, non perché siano persone o siano critici che hanno dei motivi personali o dei motivi occasionali per attaccare qualcuno o qualcosa. Altre domande? Vai. Ti leggo, altrimenti ho molto apprezzato questa forma di autogestione. No, vai, ti ascolto volentieri leggere. Ecco, ti leggo la domanda di Marco Floris, che ti chiede, visto il suo precedente discorso riguardo il sempre maggior successo delle varie piattaforme streaming e un conseguente rifiuto da parte di una fetta di pubblico più tradizionalista nei loro confronti, volevo chiederle cosa ne pensa della collaborazione tra Netflix e un maestro del cinema d'autore come Martin Scorsese per la realizzazione di The Irishman. E quindi pensa che nel futuro del cinema sempre più pellicole, sempre più film verranno finanziati dai colossi dello streaming? Ottima domanda anche questa, e la risposta è sì, ma non me la cavo così facilmente. No, nel senso che è curioso quello che sta succedendo con Netflix, nel senso che da una parte è considerato il grande nemico del cinema in sala, se non del cinema, e quindi appunto Cannes ha rifiutato di proiettare dei film di Netflix, in verità per motivi tecnici legati al tempo di permanenza in sala dei film prima di finire su piattaforma, ma insomma non scorre buon sangue tra il luogo della cinefilia per eccellenza che è la Francia e le piattaforme come Netflix. Però intanto quando parlate con Scorsese, quando parlate con Alfonso Cuarón, quando parlate con Jane Campion, che sta lavorando anche lei con Netflix per il prossimo film, parlo di persone che ho sentito parlare anche in incontri pubblici, anche personalmente, dicono ragazzi, per come è messa la produzione cinematografica oggi, un produttore che mi dia carta bianca non lo trovo. Chi mi ha dato carta bianca si chiama Netflix. Hanno una quantità di soldi sterminata, vogliono accreditarsi agli occhi della cultura cinematografica mondiale come il luogo in cui non vedete solo le serie televisive per teenager, ma vedete anche il grande cinema. E questo è un effetto reputazionale
che ha un grosso peso anche sul mercato, e quindi Netflix finanzia questi grandi registi e lo farà sempre di più, oltre a mostrare tra pochi giorni il nuovo film di David Fincher che si chiama Mank, che è dedicato allo sceneggiatore di Quarto Potere, che è un film in bianco e nero. Netflix ha appena annunciato un accordo in esclusiva con David Fincher, che si aggiunge agli accordi in esclusiva che altri stanno facendo. Apple Plus l'ha fatto con Sofia Coppola e se ne aggiungeranno sempre di più, e noi ci troveremo comunque di fronte a una contraddizione che non può essere risolta con dei come dire, con degli atteggiamenti assolutamente pro o contro. Bisogna che, secondo me, si giudichi un po' la situazione per com'è, senza prendere quindi i grandi autori o molti autori verranno finanziati dai colossi dello streaming. Ecco la mia risposta, sì, che dicevo. Semmai la partita è capire se questi film potranno passare anche al cinema, in che modo, per quanto tempo, oppure no, se saranno principalmente dei film online, perché adesso Irishman e Roma sono usciti al cinema, ma noi cinefili appassionati, come siamo tutti oggi qui presenti, pensiamo che siano veramente usciti al cinema. In verità sono usciti in pochissime sale. Era giusto per avere quell'uscita tecnica per partecipare agli Oscar e per essere considerati film usciti, ma in verità il numero di persone che l'ha visto in sala è irrisorio nei confronti di coloro che l'hanno visto online. Quindi sì, succederà sempre di più e vedremo quanti cinema riusciranno ad averli su grande schermo. Allora, io continuo, ci sono altre due domande. Vai, sono qua. Anzi, tre domande. Allora, due arrivano da Zoom, quindi da studenti. La prima, Roberta Carta, ti chiede: ritiene che esista o comunque che venga percepita a livello internazionale una certa disparità? Scusate, che non c'è più, secondo. Ecco. Allora, ritiene che esista o comunque venga percepita a livello internazionale una certa disparità tra le varie critiche italiana, statunitense, in termini di autorevolezza o di capacità di esercitare impatto sul pubblico? Cerco adesso, visto che aumentano le domande, di rispondere sì, no, infatti rapidamente, no, così cerco di essere un po' più rapido. Non lo so se c'è una certa disparità, ovviamente ricordo che cioè il 99,99% degli spettatori legge le recensioni della propria nazione, ecco, quindi non so se era, come dire, una domanda riguardante anche il livello internazionale, cioè se ci fidiamo ciascuno più dell'italiano o della statunitense. Nel rapporto tra opinioni pubbliche e la propria critica nazionale, diciamo che quello che osservo io è una trasformazione molto forte nei confronti di un dato quantitativo della critica. Gli aggregatori, come Rotten Tomatoes, come Metacritic o come il Mimometro di MyMovies, e tutti questi aggregatori che vi danno una percentuale di critiche positive o negative nei confronti di un film, mi sembrano, ahimè, aver sostituito in gran parte la lettura della recensione, perché danno un impatto immediato sul risultato della critica. Quindi abbiamo un piccolo paradosso. La critica è molto seguita, più che mai forse, perché ormai tantissimi vanno a vedere le percentuali dei critici e l'accoglienza critica di un film o di una serie televisiva, ma pochissimi leggono poi effettivamente le recensioni. Quindi tra le due, come dire, questa autorevolezza mi sembra che venga fuori da dei dati percentuali più che dai nomi dei critici. Poi ancora, vado avanti con Zoom, do la precedenza in questo momento a Zoom, ma poi ci sarebbe anche YouTube, ci sarebbe anche YouTube. Allora, Marco Marras ti chiede: cosa ne pensa della critica all'interno di piattaforme come YouTube, se così possiamo chiamarla? Penso soprattutto a figure come Francesco Alò, Roberto Leoni, che propone analisi molto interessanti, ma penso anche a Federico Frusciante, il quale propone una critica molto popolare, pur non essendo lui stesso un critico. Penso che debba essere presa molto sul serio. Anzitutto perché molti di quelli che abbiamo citato hanno un numero di follower, di persone che vedono questi video, molto alto, sicuramente
100 volte più alto di coloro che leggono le recensioni. Si utilizzano ovviamente degli strumenti che sono allo stesso tempo molto casalinghi e molto popolari, per l'appunto. In alcune di queste figure, Alò un po' di più, Frusciante apparentemente di meno, ma insomma in alcune di queste figure c'è comunque al lavoro anche uno strumentario del critico cinematografico. Molti youtuber in verità si esprimono come fan, si esprimono attraverso un linguaggio poco critico e molto legato invece all'opinione, molto legato alle sensazioni nei confronti del film. Molti di questi youtuber sono ossessionati principalmente dalla coerenza della sceneggiatura, quindi gli youtuber per esempio che parlano molto di film americani o di blockbuster o di film della Marvel non fanno altro che parlare della coerenza interna, i superpoteri dei personaggi o quello che fanno o quello che succede nel film. Ecco, una critica formale, l'analisi dei colori, dei movimenti di macchina, del rapporto tra suono e immagine, di tutte queste cose è molto rara, tranne che in alcuni casi positivi come quelli citati. Ovviamente l'espressione è molto pop, però esiste, sussiste ed è una trasformazione della critica che in quanto studioso credo di dover studiare, ecco, non credo di poter liquidare facilmente. Poi ancora vado avanti, Gcocco38 ti chiede: a proposito di critica a livello internazionale, ma forse più che altro europea, non crede che venga troppo poco considerato, scrive, il genere spagnolo, penso a Balaguero ad esempio? Ma insomma dipende, ecco, ci sono delle aree della critica che sono state abbastanza attente a questo fenomeno. La nostra collega Sara Martin dell'Università di Parma ha dedicato uno studio ad Alex de la Iglesia, per esempio. Balaguero è conosciutissimo da chi legge Nocturno, che è una rivista di critica dei generi. Ovviamente è una nicchia che conosce il genere spagnolo e probabilmente i critici così di più che si esprimono sui grandi media non ne hanno molto presenti, però non credo che sia sottovalutato, credo forse che sia poco conosciuto, ecco, non sottovalutato, un po' poco conosciuto, dovrebbe circolare ancora di più, ma c'è ottimo genere anche in Germania, c'è ottimo genere anche in Francia, l'horror francese nei primi anni 2000 è stato un grande esempio. Ecco, credo che l'Europa in generale debba essere più studiata dal punto di vista dei generi cinematografici come questi, invece che solo dal punto di vista del cinema d'autore. Vado ancora avanti. Antonio Polastri ti chiede una domanda un po' lunga si scusa per la lunghezza, ma la leggo rapidamente. Partendo da capolavori assoluti come Metropolis di Fritz Lang, per arrivare agli ultimi film come la serie della Marvel, delle Avengers o Tenet, pensa che oggi il cinema stia dando molto più ai suoi spettatori o crede che col passare degli anni e delle generazioni il cinema oggi si sia per certi versi impoverito, regalandoci soprattutto tantissima grafica 3D, ma pochissime emozioni e momenti veramente indimenticabili che rimarranno per sempre legati alla storia del cinema nel futuro a venire? Ok, allora questa è una domanda a 100 milioni di dollari, per cui sarebbe per me impossibile dare una risposta chiara. Preferisco offrire due brevi riflessioni. Una è che secondo me noi nel giudicare il contemporaneo continuiamo a farci un po' abbagliare da dei film che, come quelli appunto della Marvel, tendono ad attrarre su di sé tutto il discorso. Se noi andassimo in cerca della differenza, andassimo in cerca della numerosità di film interessanti che escono e tutto il resto, visto che l'epoca che viviamo è quantitativamente gigantesca di prodotti cinematografici, potremmo trovare molto facilmente film emozionanti e che sfuggono a questa freddezza, insomma, del mondo della grafica e del 3D, che peraltro produce emozioni evidentemente comunque su tantissimo pubblico, però indipendentemente da quello, quindi non c'è solo, come dire, Marvel contro Metropolis, cioè tanto altro nel contemporaneo non è facile da trovare, bisogna andarsene un po' a cercare, ma c'è davvero
tanto altro. Riguardo alla storia del cinema, io insomma ho su questo invece l'idea abbastanza chiara, cioè secondo me è un po' improprio continuare a fare dei confronti con il passato. La storia del cinema, come tante altre forme espressive, ha avuto un'età dell'oro. Questa età dell'oro, per tanti motivi che non sono solo legati alla bravura dei registi, ma al mondo che vivevamo, al tipo di produzione cinematografica che c'era, al fatto che il cinema era l'unico medium audiovisivo, questa età dell'oro che è durata, secondo me, circa dagli anni 30 agli anni 70, è stato il grande momento della nostra amatissima settima arte. Okay? Quelli sono i capolavori canonizzati. Quelli sono i capolavori canonizzati, e quando ci saranno le classifiche del cinema nel 2050, sempre quelli rimarranno, ok? Quindi in qualche modo io spazzerei via una volta per tutte i confronti e guarderei a quelli di bello che si trova oggi, facendo anche da cercatori delle esperienze cinematografiche più interessanti, perché esistono e ce ne sono anche tanti. Allora, ora cerco, vado avanti, tu interrompici, anzi interrompimi. Ok, sì, 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 ho ancora un quarto d'ora perché poi ho un'altra riunione. Altrimenti rischi di essere risucchiato. mi fa molto piacere. Di domande, no, naturalmente anche a noi. Anzi, innanzitutto, forse ancora più che a te, se possibile. Cerco di recuperare qualche domanda da YouTube. KG Asgari ti chiede: il restauro e il recupero delle pellicole, come viene organizzato e sulla base di quali principi nel quadro della cinefilia mondiale? E cita alcuni film iraniani recuperati grazie a interventi di questo tipo da parte della Cina. Sai, David, che mi sono perso un pezzettino all'inizio. Sì. Mi posso ripetere la prima parte? Ho sentito gli iraniani, ma non l'inizio. No, dunque, il restauro e il recupero delle pellicole, ti chiede, come viene organizzato e sulla base di quali principi nel quadro della cinefilia mondiale? E citava il caso del recupero, del restauro anche recente nei confronti di alcuni film iraniani. Allora, sì, l'importante è capire che non viene organizzato da una centrale mondiale che decide che cosa restaurare o che cosa no. C'è una situazione molto diffusa all'interno del mondo e per fortuna, quindi ci sono al lavoro moltissime istituzioni nazionali che tentano di preservare e valorizzare la cultura cinematografica del proprio paese, come anche noi italiani stiamo facendo. Per il centenario di Fellini si sono portati a termine tutti i restauri dei film di Fellini, ecco, per dirne una, e questo vale per tutti i paesi del mondo. E poi questi stessi restauri vengono proposti internazionalmente, o almeno in larga parte vengono proposti internazionalmente. Poi ci sono delle istituzioni private come la Film Foundation di Martin Scorsese, che ha come obiettivo quello di restaurare il cinema dei terzi mondi, insomma il cinema più sconosciuto, più perduto delle aree cinematografiche non occidentali meno note. E poi ci sono tantissimi altri differenti accordi che si fanno a partire da case di produzione che restaurano i propri grandi film del passato, a partire da cineteche che scoprono qualcosa da qualche collezionista. Quindi, come dire, è una situazione molto frantumata al suo interno, per cui talvolta ci sorprendiamo un titolo e non un altro, un film e non un altro, ma non essendoci una centrale, da questo punto di vista si opera in tutti i modi che ho appena citato, anche se tutto sommato la situazione che abbiamo di fronte è di un'attività di restauro estremamente ampia dal punto di vista globale, che è molto soddisfacente, secondo me. Mm-hmm. Poi ancora G. Cocco, che ti aveva posto una prima domanda, ti chiede: a proposito di Germania, penso ad un prodotto come Dark, che partito in sordina si è poi dimostrato di un livello decisamente apprezzabile, anche se di non facile comprensione. Però, insomma, più che una domanda era direi una considerazione. Certo. Oltre. Luca Pruner ti chiede: come giudica la tendenza recente di realizzare pellicole che in qualche modo ricalcano, tra virgolette, lavori del passato? Mi riferisco a pratiche come quelle del reboot, remake o del live action di casa Disney, che oggi generano parecchia discussione. Allora, sì, allora dipende, nel senso che il ricalco di per sé per me non è un problema, nel senso che
Anche questa è una cosa che c'è da sempre, da molto più di quanto non crediamo, però ovviamente anche qui, secondo me, torno a fare il critico in questo caso, bisogna saper giudicare. Nel mio caso, per esempio, i reboot della Disney hanno una dimensione talmente studiata a tavolino, talmente legata a esigenze commerciali non cinematografiche, che sono quelle del merchandising, che sono quelle dei parchi giochi, che sono quelle di rifunzionalizzare il film precedente, di aggiornare il repertorio, che mi sembrano veramente algoritmici, cioè quelli Disney per me sono veramente in gran parte dei film algoritmici, dove trovo molto ma molto meno interesse degli effetti speciali della Marvel. Per me è molto peggio un film Disney che gli Avengers, ma è una mia opinione da critico. Però ecco, il ricalco, il remake o anche solo il lavoro nei confronti del passato non lo demonizzo affatto, insomma è normale, il cinema in copia c'è sempre stato, si può fare anche in maniera molto creativa. Allora, poi ancora Luca Lilliu ti chiede di esprimerti sulle sorti di, lo pronuncio così, di Mubi, che dice: dato che si va in una direzione che favorisce il dominio del mercato da parte dei colossi streaming, Netflix, Amazon, eccetera, ritiene che una piattaforma streaming di nicchia come Mubi, che cura i contenuti per un pubblico più appassionato e favorisce il dibattito tra utenti, possa espandere il suo, per così dire, territorio, sopravvivere in futuro, finanziare film, o pensa invece che questo genere di piattaforma sia destinato a crollare per l'assenza di fondi, o ancora peggio ad essere inglobato e standardizzato dai colossi, magari quelli prima citati, cioè Netflix e Amazon? Allora, una cosa che penso a cui alluda lo stesso Luca è appena successa, per cui dalla settimana scorsa Amazon ha aperto i cosiddetti Amazon Channels, su Prime Video trovate i canali, uno di questi è proprio Mubi, che non è del tutto inglobato perché si paga un abbonamento a parte, che è lo stesso di Mubi, ma lo si può fruire su Prime Video. Da questo punto di vista io non sono troppo negativo, un conto sarebbe essere inglobati, appunto un conto è mantenere il proprio marchio ed essere presenti sulla piattaforma arrivando a un pubblico più ampio. Io conosco alcune persone che non sapevano nemmeno dell'esistenza di Mubi e che una volta che sono trovato lì sono stati incuriositi. Quindi questo può avere qualche effetto positivo, secondo me, anche perché, ribadisco ancora una volta, molte di queste piattaforme sono degli enormi cataloghi. Quindi laddove si intravede un'identità editoriale, quindi in questo caso un'identità cinematografica, magari lo spettatore reagisce anche positivamente. Sul futuro, sì, so che Mubi fa un po' fatica a sostenersi, il solo abbonamento non rende semplice la vita di piattaforme di questo tipo, bisognerà trovare delle idee nuove sul mercato, per il mercato della cinefilia, penso anche che questo passerà attraverso degli accordi anche col cinema d'autore contemporaneo, come tanto si trova del resto su Mubi. Oggi come oggi, e non solo a causa del Covid, uscire in sala e trovare un pubblico per il cinema d'autore o il cinema più sperimentale, più indipendente, è molto complicato. Urge la possibilità di trovare una piattaforma di cinema d'autore nuovo, che faccia proprio da cinema d'essè, anche in streaming, senza escludere magari la presenza su grande schermo laddove si può, e a magari che potrebbe farlo in maniera molto più intensa proprio Mubi o qualcosa di simile, innescare degli accordi commerciali interessanti con queste grandi piattaforme. Poi c'è sempre la preoccupazione di essere divorati, e questo può accadere, non dico affatto di no, ma è il momento di cercare nuove strategie. Poi ti leggo ancora due domande che invece arrivano non da Zoom ma da YouTube. Flying Circus 1987 ti chiede, evidentemente segue la critica cinefila, ad esempio su YouTube, e ti chiede, sostiene, sì, mi accorgo, scrive, come forse l'idea cinefila di considerazione del mainstream abbia preso il sopravvento, e si chiede, e il resto del cinema del passato, evidentemente
qual è l'atteggiamento dell'idea cinefila nei confronti del cinema del passato. Allora, non so se la domanda si riferisce allo spazio che il cinema del passato ha all'interno di questi, di questi confronti anche su YouTube. Sì, ecco, io direi che si va in questa direzione di grande e di piccolo, ma dove il piccolo può avere i suoi spazi. Sono molto interessato agli recenti sviluppi, per esempio, dello strumento del video saggio o video essay, che su YouTube è molto presente sia da critici che lo fanno, sia da accademici che stanno provando a farlo in forma di analisi del film, ma si trovano anche tantissime interessanti tesine, audio, video saggi fatti da studenti. È una cosa che viene dal basso ed è molto interessante, cioè fare critica attraverso le immagini dei film, con tutti i problemi di diritti che ciò porta, ma non li affrontiamo ora. Il video saggio, anche di 10, 12, 15 minuti, non più lungo di così, è uno strumento che su YouTube e su Vimeo a me interessa molto e molto spesso è legato alla storia del cinema. E lì alcune delle cose più interessanti su Polanski, su Almodovar, anche su Totò, che sono state fatte recentemente, sono dei video saggi. E magari lo YouTuber che parla alla telecamera della sua cameretta tende a parlare dei grossi film americani. Figure che usano i linguaggi dei media digitali più raffinati, che lavorano anche col montaggio, con la voce fuori campo, con i vari final cut e così via, anche a livello casalingo, poi produce invece delle riflessioni sulla storia del cinema che a volte passano anche attraverso l'uso delle immagini. E mi pare una domanda legata alle considerazioni che hai appena proposto, ancora da YouTube, Babeido ti pone questo interrogativo, riflette, dice: i video di montaggio creativo, conseguenze di film, frame o altro, che si trovano su YouTube o su piattaforme come Vimeo, sono più una pratica cinefila o sono già un modo di fare critica? Sono risposto prima, ma sono assolutamente un modo di fare critica. Ovviamente hanno diverse finalità, quindi, e molto spesso sono giocate da cinefili, ma potrebbe anche, come dire, potrebbe anche esserci un critico più tradizionale o più analitico, no? Più analitico, che può tranquillamente utilizzare questi strumenti quando dovessero essere sempre più facili da usare per chiunque. E come ho detto poco fa, quindi mi sembra che sia una forma di critica molto, ma molto interessante da sviluppare. Poi leggo, vabbè, queste più che altro sono considerazioni, leggo sempre da YouTube una riflessione sul carattere meritorio di rassegne come quella proposta dal cinema ritrovato, quindi rassegne meritorie di estremo interesse, visto che sono attente anche ad altre cinematografie minori. C'è qualcuno che ti dice che sei telepatico perché hai anticipato una domanda con una risposta alla domanda che ti volevano fare. E poi ti leggo ancora una domanda, questa arriva da Zoom. Ricky: recentemente con gli Oscar si è data una notevole notorietà al cinema coreano con Parasite, ad esempio. Secondo me, quindi si è data anche una centralità, un rilievo al cinema non solo americano, e lui ti chiede: ritieni che questo passaggio possa avvenire in futuro anche con l'animazione, visto il monopolio ancora presente da parte dell'animazione americana, prima di tutto Disney? Ma io penso che possa accadere. Parasite è riuscito a costruirsi una strada. Cioè, la mia sensazione è che per avvenimenti storici come quello dell'Oscar a Parasite si debba riuscire ad avere contemporaneamente un vero caso internazionale, un caso eclatante dal punto di vista internazionale, e poi anche la capacità politico-diplomatica, insomma, di avere gli appoggi nel mondo statunitense. Però se c'è riuscito Bong Joon-ho, io penso che ci possano riuscire anche
rispetto a questa domanda dei film d'animazione non Disney o non del tutto americani. Certo, bisogna intanto far vincere un film d'animazione, ed è anche questo una cosa importante dal punto di vista storico, e poi magari evitare i film d'animazione più noti, anche se poi la Disney in pancia ha anche la Pixar, che io adoro, almeno in alcuni dei suoi esiti. Per cui no, io penso che Parasite insegni che l'Oscar è qualcosa di scalabile, è qualcosa di aggredibile, può succedere anche a un film italiano se avesse la forza di farlo, non buttiamoci giù, però bisogna avere una grande forza internazionale, andarsi a vincere, come ha fatto Parasite prima, un grande festival, poi essere un gran bel film, poi magari colpire l'immaginario contemporaneo parlando di presente, di classi sociali, con un'idea anche molto spettacolare, avere questa forza e poi costruirsi un percorso che è anche notoriamente un percorso, come ho detto, diplomatico-politico dentro il mondo della corsa agli Oscar. Ma entrati in una sorta di casa internazionale, si può succedere anche all'animazione. Davide, ho un'ultima domanda perché mi stanno dicendo che devo passare su un'altra piattaforma per una riunione. Ma guarda, forse possiamo concludere qua, nel senso che in questo momento non vedo domande, e così almeno io mi autocensuro, perché più che una domanda volevo citare un tuo contributo, un tuo articolo apparso su FinTV alla fine di ottobre, numero 43, sullo stato gassoso della critica, e volevo sollecitarti in questa direzione, però in realtà basta leggere l'articolo, è tutto molto chiaro, ma trovavo interessante e anche divertente questa tua proposta di esaminare le diverse età della vissuta della critica sulla base di diversi stati liquidi, gassosi, solidi e così via. Sì, l'ho citata anche prima, senza fare i tre stati, ma solo l'ultimo, perché che era piuttosto chiaro nell'epoca del web. Allora mi sono un po' divertito a partire da questo, a pensare a quando c'è stata un'epoca liquida, un termine che si è molto utilizzato negli scorsi anni per parlare di trasformazioni sociali che in verità erano già avvenute negli anni 80 e 90, quando avevamo affiancato al cinema anche le VHS, i DVD e tutto il cinema casalingo, e che quindi aveva reso un po' più liquida anche la critica e le sue forme, provenendo da un'epoca sempre del dopoguerra, perché mi sono occupato di questa classificazione solo dal 45 in poi, provenendo invece da un'epoca di grande solidità, che è quella, diciamo, dal dopoguerra fino agli anni 70, nella quale, insomma, vigeva principalmente una facilità nel capire quali erano gli oggetti, cioè i film che uscivano al cinema, nel capire dove era la critica sui giornali e sulle riviste, e nell'avere un rapporto uno a uno tra queste cose. Poi tutte le cose si sono complicate e la critica ha cominciato a ridefinirsi, a diventare sempre più impalpabile come quella di oggi, ma ancora esattamente come il cinema. Nella risposta che ho dato prima, non vuole affatto dire che ci sia solo, come dire, che le cose siano peggiorate. Si fa molta più fatica a trovare buoni critici, a sapere quali sono i buoni film, a saper scegliere all'interno la qualità all'interno della quantità. È più complicato scegliersi la qualità all'interno della quantità, ma la qualità c'è ed è anche molto diffusa. Ci chiede un po' di sforzi per trovarla e per produrla come critici. Va bene, io ti ringrazio tantissimo, naturalmente anche a nome di tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie a voi, grazie a voi. È stato molto generoso, e chiaro ed esauriente. Io volevo solamente ricordare agli studenti che ci seguono che i prossimi due appuntamenti di questo seminario si terranno non la prossima settimana, bensì il 3 dicembre con Emanuela Martini e il 10 dicembre con Andrea Chimetto, e che però volevo segnalare loro che la prossima settimana non rimarremo con le mani in mano, intendo il gruppo cinema, perché giovedì prossimo, 26 novembre, sempre al 17, si terrà un seminario, un unico appuntamento, a cura del collega Cavallotti, di Diego Cavallotti, dedicato ai videogiochi, con Riccardo Fassone, Ivan Girina, Marco Benoit Carbone e Federico Giordano come ospiti. Chi tra gli studenti fosse interessato a partecipare può iscriversi inviando una mail
a Diego, al professor Cavallotti. La mail è semplice perché è nome punto cognome, cioè diego.cavallotti@unica.it. Grazie Roy. E grazie, un saluto a tutti, buona serata a tutti, grazie mille. Ciao, 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 grazie, ciao, ciao. 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 Allora, qua dobbiamo, possiamo chiudere tutto? Sì. C'è stato anche un...